practice del comune di Nardera. Siamo antesignani anche in questo senso di quella che è una delle direttive che è tenuta poi proprio recentemente nell'ultima nota del decreto, anzi nell'ultimo decreto della presenza del Consiglio dei Ministri, che chiarisce alcuni aspetti ulteriori di quello che sarà in futuro anche degli organismi di valutazione, delle nuove componenti che andranno a valutare a livello centrale il lavoro svolto per far sì che vi sia anche una rete nazionale di misurazione e valutazione della performance. Veniamo al tema nostro, no? È interessante questa frase che ho voluto mettere sia all'inizio che alla fine del mio intervento, perché come ha fatto rilevare molto puntualmente con una grande vertica che dava anche il fatto di essere una persona molto attiva, esistono nel nostro mondo soprattutto, io la mia esperienza viene dall'attività professionale forense prima e poi sono diventato funzionario pubblico e negli ultimi 8 anni sono dirigente in un comune, quindi diciamo che ho avuto modo di cogliere quelle che sono tutte le visuali possibili dall'esterno all'attività della PA e dall'interno come funzionario e poi come dirigente. E mi sono accorto durante tutta questa mia attività, ormai sono quasi 27 anni che sono in questo settore, tante persone sanno cosa dovrebbero fare, no? Soprattutto quando ci ritrovo di fronte ai servizi da svolgere nei confronti dei cittadini, però poche fanno quello che sanno di dover fare. E un esempio viene anche da quello che è stato detto prima, ieri con la segretaria comunale eravamo appunto davanti a un collega dirigente di un altro ente, il quale ci ha dimostrato che fondamentalmente in una struttura operativa conoscere quello che si deve fare non è sufficiente perché si faccia quello che si deve fare. Allora è importante che noi ci caliamo in una realtà diversa, che ormai viene letta anche nella pubblica amministrazione, che deve dare i migliori servizi ai cittadini, con una cultura diversa. Parlavo proprio di questa, era una battuta che abbiamo detto durante la pausa. La segretaria comunale, secondo le nuove normative, dovrebbe essere chiamata non più segretaria, ma trasparenziaria, perché in realtà si passa proprio dalla visione culturale della pubblica amministrazione come depositaria di segreti, di atti che non erano destinati ad essere pubblici, anzi dovevano essere redatti, scritti e mantenuti in uffici che prima non erano fatti per essere conosciuti o conosciuti. La pubblica amministrazione prima operava con 2 termini, non si rapportava nemmeno con il terzo, che ormai è diventato invece una struttura aziendale fondamentale. Posso fare delle cose se ho delle risorse, quindi potere, fare e avere le risorse per farlo. Cultura aziendale, cultura della pubblica amministrazione si basava su 2 verbi: voglio, faccio, volere, fare. Oggi la pubblica amministrazione, a partire dalla riforma Bassanini e successivamente con la legge che ha introdotto, che è del 99, i controlli interni, si è passati dalla cultura della chiusura della pubblica amministrazione nei confronti dell'esterno alla cultura dell'apertura verso l'esterno, confrontandosi con le stesse terminologie, con gli stessi termini che derivano, sono mutuati direttamente dalla cultura aziendale, che sono appunto quelli di ricavi, costi, spese, risorse a disposizione, e di questo appunto che andremo a parlare oggi, no? Come si arriva quindi al concetto di performance? Come ci si è arrivati? Ci si è arrivati fondamentalmente, anzi no, però prima vi voglio fare una pre-presentazione. Quando mi è stato detto di fare questo intervento, io parlo sempre
da un certo, cioè bisogna calarsi anche nella realtà. Oggi tutti quanti, quando abbiamo una domanda, dove andiamo? Andiamo su Google e mettiamo le parole chiave. Se andiamo noi appunto a fare un piccolo controllo, diamo un po' di numeri, così. Controlli interni sugli enti locali, esce fuori un risultato di 236.000 voci. Performance negli enti locali 519.000. Valutazione performance negli enti locali 386.000. Qual è, e andiamo avanti, la prima impressione? Viene l'ansia da prestazione, e lui dice: che cosa vado a dire di nuovo su argomenti che sono trattati ormai in maniera così estesa? Nulla, di nuovo nulla, tutto già trito e ritrito ed è stato già oggetto di grandi studi, di grandi valutazioni, grandi esperimenti anche dottrinali. E quindi noi, per superare quindi quest'ansia di prestazione, dobbiamo calarci nella realtà facendo un piccolo diciamo un bagno di umiltà, no? Torniamo quindi alle origini e anche io ho usato le vignette, no? Come facevamo a definire la prestazione? Allora ho detto: facciamolo simpaticamente, così almeno uno è la performance, che cos'è, no? Questa vignetta parla di un dipendente davanti al proprio dirigente e dice: mi spiace capo, io ho cannato, è un po' romanaccio questo, l'aggiornamento del sito web, lo so, devo stare attento, quindi sa cosa fare, ma trovo il nuovo software maledettamente complicato, non fa quello che sa. Allora il capo attua, questa sarebbe la performance del dipendente, il capo gli dice: sai come ti trovo io? Valutazione, completamente idiota. Quindi qui abbiamo concentrato sostanzialmente quello che è la performance, una definizione molto molto terra terra, con la valutazione della performance. Ci sono tutte e due, nella prima vignetta è la performance, nella seconda è la valutazione. In realtà l'ansia di prestazione all'interno delle pubbliche amministrazioni si supera soltanto con il miglioramento dei sistemi di valutazione dell'organizzazione e del personale. Questo che vuol dire? Vuol dire confrontarsi innanzitutto con i concetti di performance, misurazione, gestione e valutazione. Per noi della pubblica amministrazione, io ci lavoro da anni ormai, questi concetti non sono mai stati presi in tanta considerazione, lo ammetto. Io da dipendente, quando ero funzionario della Regione Lazio, anche lì si parlava, purtroppo, come era stato accennato, spesso e volentieri di premi a pioggia, i cosiddetti premi a pioggia, che venivano dati più o meno a tutti in maniera uguale. Invece adesso, appunto, col passare anche degli anni, vuoi perché uno ci crede, io per esempio sono uno che crede nell'ufficio che dirigo da 8 anni, ho introdotto una metodologia di valutazione che premia, cerca di premiare i migliori dando un voto più alto a chi veramente contribuisce in maniera maggiore, vuoi per l'impegno, vuoi per le capacità, vuoi per quello che fa, proprio anche come facente parte del team che uno va a costruire all'interno di un ufficio. Questa differenziazione crea sì una, inizialmente una, un atteggiamento quasi di scontro, è ovvio, di frizione con me, perché appunto dice: no, tu mi stai valutando male, quindi qualcuno nei primi tempi reagiva dicendo: allora io non ti lavoro più, no? Queste erano le reazioni immediate. Invece col passare degli anni questo ha portato a una sorta di competizione all'interno dell'ufficio per far sì che il proprio ruolo invece vada maggiormente valutato, perché lo vede come contributo al raggiungimento di un obiettivo. Io, appunto è presente anche la segretaria, lo sa, nei miei uffici io, se sono assente, la mia presenza o assenza, diciamo, non sempre, perché io sono molto presente, però non costituisce un problema, cioè se io mi assento io ho una squadra che è in grado di operare anche se non c'è il dirigente. È chiaro, mi contattano se debbono essere prese delle decisioni importanti, però un ufficio deve poter operare
da solo, perché sanno esattamente quali sono i compiti che deve svolgere e quali sono i servizi che dobbiamo dare all'esterno. Quando questo non va è perché manca, appunto, e c'è uno scollamento tra quello che deve essere fatto e quelli che lo possono fare e quelli che lo debbono fare. Venendo quindi però al tema che mi era stato assegnato, dopo questa veloce digressione, mi sono soffermato sul fatto della individuazione di quelle che erano state le fonti, quelle che sono state le fonti normative di riferimento che hanno portato ai concetti dei quali abbiamo accennato prima, cioè di performance, misurazione, gestione e valutazione. Non abbiamo detto, non dico niente di nuovo, è tutto già scritto ed è stato individuato in particolare nel decreto legislativo 286 del 99, dove i termini, a proposito di esegesi, sono tutti molto intuitivamente comprensibili nella lettura che vi ho dato, cioè la cultura aziendale entra già nel titolo della legge, che nel contenuto non lo è così chiaro, ma nel testo della legge, cioè scusate, nel titolo della legge, del decreto legislativo trasformato in legge, si capisce qual è l'intenzione del legislatore: riordino, quindi disciplina nuova, riordinata, potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi. Compaiono delle terminologie che sono tutte mutuate dalla cultura aziendale, che erano sconosciute alla pubblica amministrazione fino a poco tempo prima. Perché c'è questa esigenza? Perché nonostante si iniziasse a parlare di questo già negli anni 90, all'inizio degli anni 90, nella pubblica amministrazione questo non si è mai sentito. Il dovere di andare a valutare i costi, i rendimenti, i risultati dell'attività si è posta quando sono finiti i tempi delle cosiddette vacche grasse, quando le risorse non erano più infinite, no? Quello che vi dicevo prima. L'amministrazione prima diceva io posso e faccio, io voglio e faccio, ora diventa lo faccio valutando i costi dell'azione, valutando quali sono i rendimenti dell'azione e comparando il tutto con le risorse a disposizione. Quindi riordino e potenziamento dei meccanismi vuol dire che i meccanismi esistevano, sì, esistevano già, anche degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi. C'era già questa impostazione. Rendimenti e risultati dell'attività svolta. Che vuol dire? Misurazione di un risultato comparato con un altro risultato ottenuto con le medesime risorse. Il decreto legislativo 1999 numero 286 conteneva anche già i principi generali dei controlli interni, perché come fai a monitorare se non controlli? Come fai a valutare se non hai gli elementi, i numeri per poter valutare? Disponeva anche i famosi quattro controlli interni, che sono i cardini dell'attività sui quali tutti i funzionari pubblici ora sono chiamati a misurarsi, e sono quello di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Ogni atto che noi facciamo, che noi sottoscriviamo come dirigenti, viene valutato dal responsabile del settore economico finanziario dal punto di vista della regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione, che ahimè è forse quello che, diciamo, crea qualche problema, la valutazione della dirigenza e la valutazione e il controllo strategico. Vedremo che poi questi sono quelli più critici, i nodi critici di tutta l'attività sono nel controllo di gestione e nella valutazione del controllo e nel controllo strategico. Quindi possiamo già dire che ai sensi di questo decreto legislativo del 99 le pubbliche amministrazioni già sapevano che dovevano gestire la propria performance
pianificando obiettivi strategici e operativi, collegandoli alle risorse, definendo un sistema di misurazione, quindi individuando degli indicatori per il monitoraggio, obiettivi e indicatori per la valutazione delle performance, dell'organizzazione e del personale, perché bisognava vedere se il peso, per esempio, di 50 dipendenti mi portava, quindi il lavoro di un'organizzazione di 50 dipendenti mi portava dei risultati minori e o maggiori rispetto a quelli di 20, oppure se era addirittura inferiore a quello con minore personale che però lavorasse raggiungendo meglio degli obiettivi. Dice anche che le attività devono essere monitorate e gestite attraverso gli indicatori che vengono selezionati, e pone anche delle azioni correttive, o meglio, dice che devono essere poste delle azioni correttive laddove si verificano degli scostamenti per appunto colmarli. Venendo alle tipologie quindi di controllo che erano state già individuate in questo decreto legislativo, la disamina di ognuno di essi fa sì che appunto nelle attività che vengono svolte, poi queste, chi ha una cultura aziendale, ovvio, sono tutti concetti che sono conosciuti, molto noti, ma solo per ricordarli a me e a voi ribadisco che per esempio il controllo di regolarità contabile amministrativa viene svolto dai dirigenti dell'area economica finanziaria, che valutano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con quegli atti, quelle determine che si chiamano appunto, sono gli atti che vengono sottoscritti dai dirigenti, ma che sono la esplicazione dell'attività amministrativa, perché noi agiamo sostanzialmente non come singolo ma appunto come amministrazione, nel momento in cui determiniamo di fare o non fare alcune cose, determiniamo di concedere o non concedere alcune cose. Non c'è nessuna modifica alla normativa in vigore, ma ci sono delle precisazioni molto interessanti nell'ottica di una maggiore attenzione appunto alla cultura aziendale. La seconda tipologia di controllo, e ne parlo appunto abbastanza velocemente perché è già anche questa oggetto di tantissimi interventi, è quella della valutazione dei dirigenti. La valutazione dei dirigenti viene svolta misurando i risultati raggiunti da ciascuna area, e si misura anche, io volevo portare anche una scheda di valutazione per far vedere un po' come funziona. Io per esempio ho fatto le valutazioni, le schede di valutazione dei miei dipendenti, ma io non posso dare ai miei dipendenti le schede contenenti le valutazioni perché devo attendere prima io di essere valutato dall'organismo di valutazione, che mi attribuisce un punteggio che io poi vado a sommare alle valutazioni che ho dato ai dipendenti, e la sommatoria totale mi darà il risultato che consente a loro poi di avere delle progressioni o dei vantaggi economici. Quindi insomma, sono tutti argomenti, no, che conoscete anche questi bene. Quello che invece comporta qualche problemino, è vero segretario, è il controllo di gestione. Perché comporta qualche problema? Perché questo appunto implica che successivamente alla effettuazione di questo controllo vi siano poi dei modelli di programmazione, cioè vengono predisposti dei modelli di programmazione e di controllo perché mirano alla conoscenza. E veniamo a quello che aveva detto prima il dottor Giampiero. La conoscenza, mentre anche qui questo è sintomatico sempre del passaggio dalla cultura del segreto alla cultura aziendale, dell'apertura, della trasparenza, no? Infatti nelle fonti avevo citato, non l'ho detto, ma c'è anche la legge sull'accesso agli atti amministrativi, sul procedimento, ci sono tante normative, le discipline che si sono succedute in tutti questi anni, a partire dall'inizio degli anni Ottanta, hanno consentito di travasare, a volte in maniera
un po' troppo approssimata, come avviene purtroppo spesso, si fanno prima le norme e poi si va anche a costruire quelli che sono, cioè si riempiono poi questi scatoloni di contenuti che a volte poi non collimano esattamente, perché è chiaro che non è riproponibile esattamente la cultura aziendale in strutture che a volte non hanno un prodotto verificabile e misurabile così come quello di un'azienda che produce scatole o produce pomodori e così via. Noi produciamo fondamentalmente servizi, no? Quindi i servizi hanno degli indicatori di misurabilità sicuramente diversi da quelli della produttività, come si misura la produttività del comando dei vigili urbani, per esempio, no? Soltanto per le multe che fanno? Oggi sì, più o meno, però quello da noi no, perché per esempio noi non possiamo utilizzare gli autovelox, non abbiamo questa possibilità, non abbiamo strade dove poterlo fare, ma alcuni comuni basano, per esempio, il proprio bilancio, fanno veramente conto molto spesso su tutti gli introiti che provengono dalle multe. Io poi però mi allargo troppo. Allora, per quanto riguarda il controllo di gestione, la normativa già prevedeva che ciascuna amministrazione debba determinare e comunicare in maniera chiara e definita le priorità strategiche, perché questo deve essere reso noto in maniera che tutti sappiano dove si va, sia l'utente ma soprattutto la macchina. Se noi immaginiamo, adesso si parla di macchine senza un driver, no? Senza i piloti, gli devi inserire però un software che sappia, che conosca a menadito tutte le strade e che venga aggiornato quotidianamente sulle possibilità di incontrare un ostacolo che l'attimo prima non c'era. Quindi ci sono ecco, lo stesso, se un'amministrazione non sa dove deve andare, quindi non pone delle linee strategiche per potersi muovere e quindi per poter arrivare all'obiettivo, non sa dove andare, è come se appunto è un cieco che non ha nessuno strumento per potersi aiutare. Quindi bisogna definire un sistema di obiettivi attuativi degli indirizzi strategici e rendere ciascun obiettivo misurabile con l'individuazione di un set di indicatori utili per verificarne in momenti diversi, quindi con i monitoraggi in itinere, il progressivo raggiungimento al fine anche di una loro modifica, ovvero appunto il monitoraggio o la possibilità di incidere sull'attività che viene svolta in maniera da renderla più canalizzata al raggiungimento degli obiettivi. L'ultimo tipo di valutazione di controllo è quello strategico, erano l'elemento di maggiore novità una volta e anche quello più critico, perché è necessario che le logiche di direzione per obiettivi vengano realizzate non solo sotto l'aspetto gestionale operativo, ma anche a livello strategico, perché questo deve dare poi la possibilità ai cosiddetti rappresentanti del popolo che hanno la gestione della strategia verso cui deve tendere l'attività amministrativa di poter programmare in maniera seria e oculata. E qual è uno dei requisiti essenziali per il corretto funzionamento di un sistema di controllo direzionale, perché ci sia un cruscotto direzionale efficace? È l'allineamento degli obiettivi di natura operativa con gli indirizzi strategici dell'amministrazione, quindi anche la possibilità di tarare di volta in volta se vi sono delle cose che possono essere raggiunte oppure no, e se vi sono delle necessità impellenti di modificare gli obiettivi prioritari, magari riducendoli per poter realizzare quello che si presenta come necessario al momento. Infatti, maggiore la capacità del vertice di trasmettere in forma chiara e ben definita le direttrici generali di intervento, e più sarà facile creare degli obiettivi e dei progetti che siano coerenti con i traguardi strategici che vengono posti. Un punto importante che appunto voglio sottolineare è il fatto che la valutazione e il controllo strategico chiudono il cerchio di tutti i controlli, perché costituiscono un importante strumento di trasparenza, ancora una volta, e di controllo a garanzia del cittadino, perché se un'amministrazione, quando fa la programmazione e si propone, no, a governare
una città deve indicare qual è lo strumento operativo sul quale, il programma sul quale si confronta con gli altri, in maniera da rendere chiaro ed evidente ai cittadini quali sono gli obiettivi che si pone di raggiungere nell'arco di tempo che dovrebbe essere quello di una legislatura o di una consigliatura, quindi 5 anni, e non devono essere le famose promesse, no? I famosi nodi di cui parlava Valenza prima al fazzoletto, che hanno poco senso. Sono obiettivi strategici importanti e fondamentali, perché da quelli poi, perché la relazione programmatica, quella di cui si parla, che deve essere approvata nella prima seduta del Consiglio Comunale, per esempio, non deve essere il libro dei sogni, non è il libro dei sogni, dovrebbe essere qualcosa che deve avere già in nuce, deve contenere quelli che sono tutti gli obiettivi prioritari dell'amministrazione da raggiungere con le attività che vengono poi svolte dall'amministrazione e che devono prendere spunto da quegli obiettivi strategici individuati. Ecco perché è importante, e perché questo è un elemento che invece viene spesso e volentieri non considerato o considerato poco, soprattutto dagli amministratori, e poi le amministrazioni appunto vagano un po', no? Non hanno un faro preciso a cui fare riferimento, e quindi alla fine sbattono contro delle rocce anziché trovare un porto sicuro nel raggiungimento degli obiettivi. Questo è quello che c'era fino al qualche anno fa e che c'è ancora, ed è stato oggetto di qualche modifica, perché noi ci confrontiamo quotidianamente, no? Chi lavora nella pubblica amministrazione, con questi che sono i controlli interni e esterni. La disciplina invece introdotta dal decreto legislativo 150 del 2009 introduce per la prima volta il concetto di performance, che qui ancora, no? C'era e non c'era. Addirittura qua si parla di fasi in cui si articola il ciclo della performance, si individuano i meccanismi, ma la si definisce la performance? Sappiamo che cos'è la performance? La legge definisce mai questo termine? No. La legge lo cita, c'è una sì, lo cita almeno, ce l'abbiamo lì, ci avanti, sì. Ecco, se, no, è quello lì, questa. Compare 109 volte in 74 articoli, ma non viene mai definita. Chi si è cimentato nel tentativo di definirla in maniera, diciamo, da rendere più chiaro cosa volesse significare, è soltanto la CiVIT. Nel periodo, nel 2010, ovvero nel momento in cui ha operato, perché poi la CiVIT ha brillato soltanto per le dimissioni dei suoi componenti, perché da quando è nata nel 2009, ha cominciato a operare nel 2010, poi dal 2011 in poi sono dimessi quasi tutti, e poi siamo arrivati alla fine all'ANAC con il dottor Cantone, che non si è ancora dimesso, ma insomma, credo che gli diano qualche incarico presto, gli daranno qualche altro incarico superiore. Comunque viene definita dalla CiVIT come il contributo che un'entità apporta, una qualsiasi entità apporta, attraverso la procreazione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Quindi una definizione è stata tentata, ma non compare nella legge che parla della performance, delle fasi del ciclo. Quali sono però i principi guida della riforma introdotta con il decreto legislativo 150? La convergenza della regolamentazione del lavoro pubblico e quello privato, torniamo sempre sul concetto che la cultura aziendale a questo punto viene assolutamente quasi sullo stesso piano tra per il lavoro pubblico e per il lavoro privato, miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di contrattazione collettiva, con l'introduzione di sistemi interni e esterni di valutazione del personale e delle strutture, perché vi siano degli standard di qualità dei servizi, garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione e dei sistemi retributivi. Anche qui, prima non era così, c'era una assoluta chiusura nei confronti dei terzi.
non c'era la valorizzazione del merito, che è importante, che invece questo, a questo punto diventa ancora più essenziale ed è sempre frutto della cultura dell'aziendalistica, meccanismi premiali sulla base dei risultati e in più la definizione di un sistema di responsabilità, ecco torna anche utile l'intervento fatto in mattinata, il primo, perché appunto viene definito un sistema di responsabilità più rigoroso per i pubblici dipendenti. Abbiamo parlato appunto della definizione della performance. Da ultimo, per finire il nostro discorso sulla performance, sulla misurazione e valutazione della performance, che cosa vuol dire misurazione? Vuol dire fissare quindi degli obiettivi, stabilire degli indicatori che siano specchio degli obiettivi stessi e rilevare sistematicamente il valore degli indicatori, perché per poter avere, e torniamo alla validità dei numeri, che anche noi non eravamo abituati a fare questo tipo di valutazione, io se vedo soltanto, io posso farlo, quanti atti vengono fatti da un dipendente in un anno sono un indicatore utile, il numero degli atti, se quegli atti hanno un peso. Bisogna vedere, se sono atti ripetitivi io ne posso fare anche 1000, ma non mi dà, no, la misura del lavoro svolto quel dipendente, perché magari la fa una prima volta, una determina, poi se è sempre la stessa deve solo cambiare alcuni parametri, è come se, cioè, ne fai uno, ne fai 100, siamo lì, è solo una questione di tempo. Invece cosa vuol dire valutare la performance? Vuol dire interpretare quanto, come e perché il contributo di un dipendente, quello che dicevamo prima, incide sul livello di raggiungimento delle finalità dell'organizzazione. Se dobbiamo tendere a fare più multe, se uno ne fa 50 e uno ne fa 20, inciderà più chi ne fa 50 rispetto a chi ne fa 20. Se uno mi deve garantire che un servizio produca un numero X di verbali, quello è. Se invece, come nel mio ufficio, le assistenti sociali, non è che io le posso valutare perché fanno più segretariato sociale, nel senso che mi sentono 10 persone anziché 11, perché magari ne sentono una che ha bisogno di una attenzione di un'ora e mezza, non posso valutare l'intervento di un'altra che viene a chiedere soltanto come faccio ad avere il sussidio per pagare meno soldi di Enel o altro. Fondamentalmente la misurazione e la valutazione della performance servono quindi a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla PA, perché è chiaro che io, avendo dei dati di riferimento da pesare, posso migliorare la qualità dei servizi che offro. Se io so che un dipendente non mi serve in un certo ufficio, prendo lo posto dove ho più esigenze. Io ho due aree, ho l'area ufficio gare e provveditorato. Se mi serve una persona perché ai servizi sociali sono operati in un certo momento, un amministrativo posso trasferirlo per un mese per dare una mano a fare tutte le determine di liquidazione nei confronti dei fornitori. Ma serve anche misurare e valutare la performance a far crescere le competenze professionali dei singoli dipendenti. Io faccio ruotare anche le mie PO all'interno dei servizi dell'area, in maniera che se una delle due manca, Pina è stata, io parlo dei miei dipendenti, è stata per 30 anni ai servizi sociali e poi è stata trasferita all'ufficio gare e provveditorato e alla cultura, dove invece è andata l'altra collega che adesso si occupa di servizi sociali, ma sono, non dico interscambiabili totalmente, però sono in grado di interfacciarsi in maniera tale che se manca una c'è l'altra che copre. Quindi la crescita delle competenze professionali dei singoli dipendenti comportano un miglioramento anche dell'organizzazione generale. Qual è il riferimento normativo del sistema di misurazione e valutazione della performance? È l'articolo 7 del decreto 150 del 2009, che stabilisce che ciascuna amministrazione debba definire un proprio sistema di misurazione, il famoso SMVP, sistema di misurazione e valutazione delle performance, con cui procedere annualmente alla valutazione delle performances organizzativa e individuale. Ma di questo vi parlerà più a fondo anche la dottoressa Henkes, che è esperta. Da ultimo, il 29 di aprile è uscito il regolamento delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica
sulla misurazione e valutazione della performance, in esame definitivo uscito dal decreto del Presidente della Repubblica, che cosa ha fatto sostanzialmente, andiamo avanti con la prossima, ha disciplinato le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto al ciclo delle performance e all'operato degli organismi indipendenti, ha dato delle linee molto importanti soprattutto per chi fa lo IFU. Dice: il DFP, ovvero il Dipartimento della Funzione Pubblica, deve raccordarsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, per allineare le indicazioni metodologiche sul ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria. Torna di nuovo quello che vi ho detto prima. Prima la pubblica amministrazione non si poneva i problemi di dire quello che devo fare, con quali soldi, con quali risorse. Ora addirittura siamo passati al peso da dare sulle indicazioni metodologiche sul ciclo della performance con la predisposizione dei documenti di bilancio, di programmazione e di rendicontazione economico-finanziaria. Cioè, ci deve essere un collegamento diretto tra quello che è il metodo di valutazione sul ciclo della performance con le risorse che vengono messe a disposizione in tutti i settori, ovvero, cioè, se il personale di quell'ufficio non mi ha prodotto dei risultati perché è carente, devo verificare se nella rendicontazione dei soldi che loro mi hanno prodotto per il lavoro che hanno svolto, se quei soldi sono stati spesi bene o male, nel senso se io ho, per esempio, ho incentivato bene o male un gruppo di persone piuttosto che un altro, se ho fatto delle opere in maniera tale da rendere efficace l'intervento, efficiente e economicamente apprezzabile. Tutte queste valutazioni devono essere quindi comunque concordate. Quindi ha inserito, passiamo alla prossima, queste novità che sono fondamentali. Sostanzialmente poi le novità introdotte, che cosa tendono a una semplificazione del quadro di regolazione, questo era forse in risposta alla domanda che era stata fatta prima, perché per alcuni enti che sono meno grandi rispetto ad altri c'è una riduzione degli oneri informativi posti a carico dell'amministrazione, no? Cioè, tutti gli adempimenti da svolgere per alcuni comuni, lo indicheranno dopo, che sono al di sotto di una soglia di popolazione, non ci saranno tutti quegli adempimenti che sono troppo onerosi io penso soprattutto ai piccoli comuni, quindi hanno ridotto o tenderanno a regolare in maniera diversa, riducendo gli oneri informativi posti a carico dell'amministrazione, regimi differenziati in ragione della tipologia e delle dimensioni delle amministrazioni stesse, e a questo fine il Dipartimento dovrà predisporre delle linee guida, e queste sono fondamentali, che semplifichino gli aspetti procedurali. E poi devono anche promuovere interventi presso le amministrazioni che consentano un progressivo rafforzamento delle capacità amministrative, nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche. Quindi noi, anche in questo caso, come diceva Gala Valenza, andiamo oltre, cioè siamo andati prima ancora della regolamentazione, ma in questo caso è perché abbiamo la nostra segretaria che da questo punto di vista, secondo me, o sei tu che suggerisci al Ministero, io non ho capito com'è, che poi escono fuori queste cose. Il DFP tiene e aggiorna un elenco nazionale dei componenti degli OIV, questo è importante, perché gli OIV non potranno più non essere quelli che sono inseriti in un elenco nazionale. Quindi si crea una manovra di accentramento, un elenco nazionale degli OIV. Quindi non si potrà essere OIV se non si è iscritti in questo elenco. Ne favorisce quindi anche la razionalizzazione al fine di contenerne il numero, quindi l'elenco è per contenere il numero degli OIV e per accrescerne le funzionalità. Si crea, è come i giudici di pace, no? Un elenco a parte, ancora non è chiaro come, ma comunque. E poi viene creata una commissione tecnica per la performance, strutturata come organo però soltanto a fini consultivi, anche di questa commissione bisognerà vedere in che termini, e viene affidato al DFP il compito di promuovere la costituzione della rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, e da questo poi
deriveranno dei benefici dal punto di vista del trasferimento delle risorse per il personale. Allora, come vedete, tutto questo diciamo contenuto di disciplina dei controlli e della performance è argomento oggi ancora di discussione, ma la vera novità è che dobbiamo essere più in grado di non solo di sapere cosa dovremmo fare, ma dovremmo tutti quanti fare quello per cui veniamo pagati, io direi. Basta così.